Allora, dicevo, già è stato presentato il gruppo di lavoro prima e le sue conclusioni. Quello che mi interessa come introduzione porre è la questione del fatto che i cambiamenti climatici troppo spesso sono stati visti come qualcosa che arriverà in futuro. Spesso si parla da qui al 2100. Beh, il problema non è solo quando avremo dei disastri irreversibili. Il problema è che i cambiamenti climatici sono in atto dal punto di vista dei disastri ambientali. Pensate ai ghiacciai che si sciolgono, pensate all'innalzamento dei mari, pensate alle alluvioni e alla siccità, pensate ai tornado che sono arrivati a colpire l'Europa, e pensate a come gli eventi del passato si siano moltiplicati, accelerati, creando disastri, morti, danni. Ora, questo dato mette in luce che dobbiamo preoccuparci subito di agire, non di aspettare conclusioni di vertici che si rimpallano di volta in volta la responsabilità, passando dal 1997 al 2014 fino ad arrivare all'anno scorso. E adesso ci saranno nuovi incontri che tenderanno ancora di rinviare con interi paesi come gli Stati Uniti d'America, che grazie al loro presidente negano addirittura l'esistenza dei cambiamenti climatici. Bene, di fronte a questa situazione, oggi noi tratteremo soprattutto l'aspetto sanitario, ma voglio ricordare che la prossima settimana a Bonn si discuterà in maniera specifica di cambiamenti climatici, ci sarà anche la sessione sugli aspetti sanitari. Aspetti sanitari che però io vorrei mettere in evidenza non riguardano oggi soltanto i cambiamenti climatici. Oggi i cambiamenti climatici hanno dei precisi responsabili, delle scelte economiche, industriali, sociali, che portano ad un accumulo di gas ad effetto serra nel nostro ambiente. Ma le stesse cause che determinano i cambiamenti climatici sono le cause che determinano l'inquinamento atmosferico. Quest'anno tutte le testate più importanti hanno messo in luce come abbiamo circa 90.000 morti l'anno in Italia per inquinamento atmosferico. Abbiamo 500.000 morti in Europa per inquinamento atmosferico. E secondo vari dati, a seconda che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sia la Banca Mondiale o altri enti delle Nazioni Unite, si parla tra 8, 9, 10 milioni di morti ogni anno nel mondo per cambiamenti, per effetto dell'inquinamento atmosferico. I cambiamenti climatici, che hanno lo stesso tipo di causa, cioè le combustioni, stanno producendo effetti che si sommano a questi. Quindi noi abbiamo una causa che porta, lo vediamo a Milano in questi giorni, è stato a Torino, dove tra l'altro a Torino per esempio c'è stato un accumulo di due fattori: cambiamenti climatici che hanno favorito di fronte a persone che hanno acceso il fuoco, quindi il fuoco si accende sempre per colpa di esseri umani, ma cambiamenti climatici che hanno favorito gli incendi nella Val Susa e non solo, che si sommano alle solite cause di inquinamento atmosferico dovuto alle automobili, dovuto al riscaldamento, dovuto alle attività industriali, produzione di energia, con effetti che hanno portato nella zona di Torino a avere fino a 6 volte i limiti di legge per quanto riguarda le polveri sottili. Milano ormai credo siamo anche qui dopo giorni e giorni di superamenti, tutta la pianura padana è in queste condizioni. Allora dobbiamo renderci conto che se vogliamo intervenire, dobbiamo intervenire sulla causa che è responsabile dell'uno e dell'altro. E sono essenzialmente tutte le possibili combustioni, perché noi viviamo in una epoca in cui tutta l'economia si è basata sull'utilizzo come fonte di energia di prodotti da bruciare: carbone, petrolio, metano, biomassa. Questa logica non possiamo più permettercela.
ma non è solo per salvare la vita dei nostri figli e nipoti, è anzitutto per salvare la vita di tutti quelli che vivono oggi. Questo è un dato ineludibile. A questo elemento già pesante di danno economico, pensate che la Banca Mondiale ha calcolato in centinaia o migliaia di miliardi all'anno persi per i danni alla salute e all'ambiente dell'inquinamento atmosferico, a questi bisogna aggiungere quelli dei cambiamenti climatici già in atto. E oggi i cambiamenti climatici sono la conseguenza di un incremento della CO2, che è andata avanti per secoli e secoli, intorno a 270 parti per milione, arrivando nella metà del secolo scorso intorno a 320-340, oggi abbiamo superato i 400 parti per milione. Abbiamo già aumentato di un grado la temperatura mondiale. Abbiamo già l'effetto di intere zone del pianeta che si sciolgono, i ghiacci che si sciolgono. Cioè, tutto questo è sotto gli occhi di tutti ed è già gravissimo. Qualunque azione che peggiori questa situazione avrà effetti ambientali, sanitari, economici via via crescenti. Quali sono i dati? Perché spesso si pensa all'inquinamento atmosferico, certo, come causa di malattie e di morti, ma meno per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Allora, i cambiamenti climatici hanno almeno tre tipi di effetti, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello sanitario. Il primo è quello diretto, che è ovvio. Pensate, nel 2003 c'è stato in Europa, in Italia, ma anche quest'anno, una cosa simile, quelle ondate di calore, quelle enormi innalzamenti della temperatura, che hanno portato solo in Italia a migliaia di morti. In Europa abbiamo avuto un numero elevatissimo, certo, soprattutto i settori più deboli della società, anziani, bambini, persone con malattie, ma è rilevante come dato. Quindi il primo effetto sono le ondate di calore. Secondo sono le conseguenze dei cambiamenti estremi. Abbiamo persone che muoiono per le alluvioni, persone che muoiono per il tornado, persone che muoiono per queste situazioni che sono diventate normali quando un tempo erano veramente eccezionali. E poi appunto abbiamo tutti i danni del fatto che, oltre all'inquinamento atmosferico normale, l'aumento del calore e della temperatura peggiora lo stesso inquinamento atmosferico, perché per esempio una delle cause di mortalità in Italia e in Europa è l'ozono. L'ozono è in relazione alle produzioni di ossidi d'azoto di tutte le combustioni, ma in rapporto al calore e alla quantità di radiazione ultravioletta che c'è in quel momento. Questo calore e radiazione ultravioletta aumentano per effetto di cambiamenti climatici, quindi è un effetto che si alimenta. I cambiamenti climatici aumentano l'effetto degli stessi inquinamento atmosferico. E questi sono effetti diretti. Poi abbiamo gli effetti indiretti secondari, e cioè tutto ciò che provoca danni alla salute perché il cambiamento climatico ha inciso su fattori fondamentali, come per esempio la disponibilità dell'acqua, la disponibilità di acqua salva, in grado di garantire salute e non di essere inquinata. L'effetto sull'agricoltura e sull'alimentazione. Ed è chiaro che mancanza di acqua pulita, mancanza di acqua, mancata produzione di cibo ha immediati effetti in termini di danni alla salute. Altro effetto secondario è che la variazione di temperatura determina la possibilità per organismi che in passato non avevamo, pensiamo alle zanzare tigre, tanto per citarne uno, che arrivano e ne arriveranno altri, e man mano che le condizioni ambientali si tropicalizzano aumenta la probabilità che i virus di origine tropicale possano essere trasferiti anche nel nostro ambiente grazie a questi vettori. È il caso della chikungunya che negli ultimi anni ha colpito prima la zona della Romagna,
poi quest'anno la zona del Lazio, ma potrebbe continuamente aumentare. La stessa cosa potrebbe avvenire per la dengue, per la malaria. Sono tutte cose che dobbiamo tenere presenti. Infine abbiamo degli effetti sulla salute di terzo livello, lo stress. Lo stress che determina per gli agricoltori, per il fatto di non produrre cibo, per le popolazioni del sud del mondo di trovarsi in condizioni assolutamente invivibili, la necessità di migrare, l'emigrazione, e questo crea a sua volta l'ultimo e più grave delle conseguenze dei cambiamenti climatici, insieme alle migrazioni il rischio di conflitti internazionali, perché di fronte all'assenza di acqua, di cibo e a migrazioni colossali, il rischio di e di fronte a sempre maggiori tendenze deleterie di tipo nazionalista, di tipo sovranista, abbiamo anche il rischio di conflitti enormi. Ecco, io credo che questo scenario è piuttosto grave. La soluzione non è facile, ma sicuramente dobbiamo impegnarci individualmente e collettivamente per fare pressione perché cambi completamente il modello produttivo. Non può più essere basato su fonti fossili o comunque su fonti energetiche da bruciare, ma seguire quello che ci indica la natura. Mentre noi bruciamo materia per ottenere energia, in natura, l'economia della natura, l'economia degli ecosistemi utilizza energia, quella solare, per trasformare e riciclare la materia. O prendiamo questo insegnamento e lo trasferiamo nel sistema economico nostro, o rischiamo veramente danni enormi di cui adesso abbiamo le prime avvisaglie, ma che potrebbero veramente avere effetti che difficilmente sono oggi prevedibili. Io non ho la sfera di cristallo, non credo ai catastrofismi, non credo a quelli che dicono domani ci sarà, che so, tutti i ghiacci sciolti, ma i processi sono in atto, li abbiamo sotto la vista di tutti. Quando e come i processi saranno irreversibili non lo so, ma se non facciamo niente sicuramente diventeranno irreversibili. Quindi una responsabilità che ci dobbiamo assumere individualmente, collettivamente, e agire nei confronti delle istituzioni in maniera il più forte possibile. Bene, per trattare di queste cose, quindi non solo i cambiamenti climatici, ma le conseguenze che hanno sul futuro stesso che l'acqua, il cibo ci garantiscono, ecco, do la parola a Emilio Molinari, che fa parte del contratto mondiale dell'acqua.